Io non ho parole, non c'ho voglia di star qui a strapparvi i capelli, di fare scene che non mi appartengono e non mi interessa fare, ma sto qui a analizzare un'eliminazione meritata, tutto sommato. Al di là della retorica, chi fa un gol in più dell'avversario merita, lasciamo sta retorica della minchia, però primo tempo che doveva finire 5-0, beh, 2 gol li hai fatti. Nel secondo tempo Černigoj che mi va a dire adesso dobbiamo tenere diciamo, la concentrazione alta come nel primo, poi tutt'altro, tutt'altro, tutt'altro. Secondo tempo dove prendiamo gialli, entra Carraro e prende giallo, facendo un fallo tra l'altro, ma dico, Carbo entra e prende giallo, che poi lasciamo stare che l'arbitro magari abbia sbagliato qualcosa. Ragazzi, non possiamo permetterci di fare. Ma vogliamo vincere sti playoff. Volevamo vincere sti playoff. Ma non possiamo permetterci ste robe. Ma vinciamo 2-0 in casa. Ma santa la Madonna. Contro una squadra risicata che onore a loro non ci hanno provato. Anzi, ripeto, hanno meritato la qualificazione. Beretta è entrato mezzo morto, ha fatto gol. Cioè, cosa dobbiamo dire al Foggia? Ha fatto quello che doveva fare. E perdendo tempo, ma purtroppo nel calcio così funziona, quindi non ci avremmo fatto lo stesso, abbiamo fatto lo stesso anche noi, quindi però veramente a me dà fastidio e ribrezzo la gestione, perché non si può gestire una partita in doppio vantaggio così da cani, con tutto il rispetto che ho per i cani. Non ho parole, non ho veramente parole. Perché la squadra fa quello che deve fare nel primo tempo. Un ottimo primo tempo, in cui si produce tanto. Tribuzzi nei primi 15 minuti ha 3 occasioni clamorose per far gol. Dalmasso, bravo, per carità, però anche lui sotto porta doveva essere più cattivo, più incisivo. Il gol comunque lo troviamo, perché la squadra, nonostante con un palleggio non velocissimo, perché dopo l'1-0 la squadra ha iniziato a palleggiare bene, con velocità, tanti cambi di gioco che anche nei primi minuti ha fatto, ma con meno frequenza. Soprattutto dopo l'1-0 che ci ha dato tanta carica e fiducia. 1-0 che arriva dopo un gol annullato, giustissimo ancora, una volta Tribuzzi per fuorigioco. Al 30esimo, questa rimessa di Mogo, ci spona di Dursi per Černigoj che si gira e segna. Bello il gol di Černigoj e anche lì. Tu capisci che la squadra forse non sa cosa vuol dire gestire. Quando vedi Petriccioni in area, dopo l'1-0, passarla, fare un passaggio raso terra in area. Io dico, non so se qualcuno l'ha notato, credo di sì. Ma Petriccioni no, ma io dico, ma in quel momento te che cazzo avevi in testa? Cioè tu sull'1-0 in casa tua, no? Una partita difficilissima, tesissima, complicatissima, ma ti mette a fare un passaggio in area di rigore del genere, servendo poi... L'arbitro ha fischiato fallo in attacco, per carità, ma ha fatto un assist a Peralta, a Bjarkason, che poi ha sbagliato. Ma tu ti puoi permettere di fare un passaggio del genere? Poi arriva il 2-0, che sembra chiudere i giochi, perché comunque anch'io ero tranquillo nel primo tempo. Gol sul calcio d'angolo, bravo Gigliotti, dopo tra l'altro un miracolo di Dalmasso su un tiro da fuori di Dursi. E Crotone fa quello che deve. Nel secondo... La squadra crolla, ma non crolla perché, allora, nei primi minuti dopo l'ingresso in campo abbiamo meritato di prendere gol. Perché? Perché la prima pressione non era più come il primo tempo. Non ci siamo abbassati tanto, cioè di 20 metri, perché la squadra era abbastanza corta, ma non c'era prima pressione. Il Foggia girava palla come voleva. E hanno trovato questo gol, ripeto, fortuito perché Frigerio palesemente non aveva tirato, non era un tiro quello, poco ma sicuro non era un tiro, comunque buon per loro. Però poi la reazione c'era anche stata perché abbiamo provato a tornare in partita, abbiamo preso il palo con Chiricò, dopo tra l'altro un errore clamoroso di Peralta, non la chiudi, giustamente non la chiudi, e poi nervosismo, poi minuti finali. In completa balia del destino, in completa balia del destino, cioè
gli ultimi 20 minuti eravamo in balia del destino. Del destino che ci ha ovviamente voltato le spalle, giustamente. Perché tu non ti puoi permettere, ripeto, sul vantaggio in casa, una partita così importante, di farti espellere un giocatore. Sei in vantaggio, ma io me lo aspetto dal Foggia che si faccia espellere qualcuno per nervosismo. Non da no- cioè, ma già sul 1-0, Dini ammonito per proteste. Poi ammonito Zaul, espulso Del Rico. Entrano quelli lì e si fanno ammonire entrambi, Carbo e Carraro. Ma ragazzi, ma la gestione! La gestione! E poi nel finale comunque Zaul ha provato a difendersi in qualche modo passando al 3-5-2, ma la squadra mentalmente non c'era. Mentalmente eravamo più nervosi sul 2-1 che dopo il 2-2. Cioè la squadra dopo il 2-2 ha mollato. Cioè, per carità, qualche cross l'ha messo, però era più cattiva, più nervosa sul 2-1 che sul 2-2. Arriva questo secondo gol su calcio piazzato con Beretta che trova la rete. Ripeto, un Beretta mezzo morto che comunque fa gol, e questo dice tanto, dice tantissimo, però ripeto, noi non possiamo permetterci di gestire una partita così. Adesso, inutile star qui a lamentarsi, a far cosa, ormai il passato è passato, ragazzi. Per carità, comprendo se Brennan andrà in conferenza a fare sfoghi, a incazzarsi, a mandare a cagare l'arbitro, lo capisco. Io però fossi lui, la foga del momento domani me la faccio passare, prendo la carta, prendo mio figlio, prendo il DS e dico: ora programmiamo la prossima stagione, oggi, domani programmiamo la prossima stagione, con Zaoli, senza Zaoli, chi cazzo volete voi, basta che si programmi oggi una stagione importante, perché siamo ancora in Serie C, perché l'anno prossimo ci sarà il Benevento, che tra l'altro è un derby delle tifoserie molto sentito, e potremmo vedere un testa a testa come quest'anno. Ripeto, cosa vogliamo dire qua? Colpa dell'arbitro, vogliamo dire che è colpa dell'arbitro. Se vogliamo fare i tifosotti, diciamo che è colpa dell'arbitro. Se vogliamo analizzare le partite per come sono o per come possono essere, per favore cerchiamo di non dare la colpa all'arbitro, perché certamente se siamo fuori non è colpa sua, non è colpa del Foggia, ma oggi secondo me non è... Allora, in Foggia ha grandi meriti, per carità, perché è una squadra in difficoltà che farà... poi col Pescara se la gioca assolutamente, però arrivando così, in condizioni così mal ridotte, farà fatica, perché il Pescara è una squadra molto temibile. Però comunque, al di là di questo, secondo me è più completa anche del Crotone, con il mercato di gennaio. Però al di là di questo, oggi dobbiamo darci le colpe noi, perché oggi non l'ha vinta il Foggia, ma l'ha perso il Crotone. Sul 2-0 primo tempo tu non puoi gestirla così, non te lo puoi permettere. E il mister deve essere quello che calma la squadra, che tiene tutti sul pezzo, anche perché... Anche se fossimo passati, io avrei detto le stesse cose, perché non si può gestire comunque una partita così. Perché metti che capita con il Pescara, metti che capita in finale, se mai ci fossimo arrivati, comunque non te lo puoi permettere di gestire delle partite così. Occasioni pericolose 5-2, e ripeto, io spero che da domani si possa programmare la prossima stagione, ormai questa è finita, è inutile star qui a rimuginare, perché si perde solamente del tempo, e quindi pensiamo alla prossima. Ciao a tutti, ragazzi.